Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della crisi di governo. Il sindaco di Torino Lo Russo commenta: la fiducia non è stata data all'Italia. Così il sindaco del capoluogo piemontese, che aggiunge: vergognoso l'atteggiamento dei partiti che hanno tolto la fiducia al presidente Draghi in un momento come questo, e anche poco rispettoso del coraggio che in politica serve, perché se non si è d'accordo si vota contro, non si gioca facendo mancare il numero legale o astenendosi. Trovato l'aliante disperso in Val di Susa, il pilota è morto nello schianto, il velivolo e il corpo individuati sul versante ovest della punta Carrà a 2700 metri, l'ultimo contatto 24 ore prima sulla cima Quattro Denti, impegnate nelle ricerche le autorità italiane e francesi. Dramma a Rivoli, un operaio di 60 anni muore mentre sta lavorando alla Dana Graziano, colto da malore. L'addetto si sarebbe accasciato battendo violentemente la testa. Agricoltori in difficoltà, mancano i braccianti agricoli nel cuneese. Alle tante emergenze che sta vivendo l'agricoltura si aggiunge anche questa: il Ministero del Lavoro non ha concesso tutti gli ingressi, detti anche flussi, richiesti dagli agricoltori. E parliamo del meteo. Il forte caldo sul Piemonte, un weekend bollente, in particolare a Torino, nel capoluogo piemontese, temperature previste sui 40 gradi, massimo il livello di attenzione per fragili e anziani. E chiudiamo con il calcio. Voglio scudetto e Champions, così il nuovo difensore bianconero Gleison Bremer si presenta ai microfoni di JTV. Mi ispiro a Chiellini, ho anche parlato con lui ed è il miglior difensore italiano, aggiunge il brasiliano. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.